Torniamo insieme con il nostro appuntamento, con Ripassiamo insieme il nostro momento di approfondimento del mondo della scuola. Ed oggi con noi c'è l'insegnante Rossella Daniele, insegnante di scuola primaria nell'ambito linguistico. Eh, benvenuta. Ecco. Bentrovati. Grazie per la sua disponibilità e soprattutto per quello che ci dirà eh, di una... Una fascia di età nell'ambito scolastico che abbiamo trattato sin qui forse poco, siamo proprio alle basi dell'insegnamento, della formazione. Nella scuola primaria, quali sono i principali obiettivi nel percorso formativo? Allora, come eh, lei ha ben detto, la scuola primaria è la scuola di base, quindi offre gli insegnamenti di base, eh, l'alfabetizzazione primaria viene definita. Uh, cioè, non si impara soltanto a leggere a scrivere, che sono le informazioni principali che ricevono gli alunni a scuola, ma uh, in particolare si impara anche a vivere a scuola. Quindi, c'è un insieme di obiettivi primari, la letto scrittura. E quindi un insieme di conoscenze anche che loro ricevono, ma ehm, si impara anche a vivere, come dicevo insieme agli altri, a relazionarsi, a rispettarsi, a rispettare le gerarchie questa è una cosa importante e a rispettare l'ambiente in cui vivono. Quindi oltre che a sapere. Uh, si apprende a saper fare e si sviluppano delle attitudini. Uh, in inglese queste, se posso definire questa, è una, una triade molto ben conosciuta nel campo scolastico che si chiama to know, to know how and attitudes, che sono veramente le basi del, dell'educazione. Parliamo di alfabetizzazione, un termine fondamentale eh, soprattutto nell'approccio... Anche da parte dei genitori sì. in questo mondo così particolare. Esattamente. Allora, ehm, a scuola i bambini, gli alunni, eh, nella scuola primaria gli alunni vanno da 6 a 10 anni. E vengono, diciamo, iniziati in, dalla prima elementare alla quinta alla letto scrittura, eh, con una serie di passaggi gradualmente sempre più complessi. Si dice infatti che le abilità diventano competenze. Ora eh, i genitori fin dalla prima elementare vengono messi a conoscenza di, questo, eh, di questa corresponsabilità educativa che hanno con gli insegnanti. Eh, Tant'è vero che infatti loro in, in prima elementare firmano e portano a casa il cosiddetto patto di corresponsabilità. Um, questo cosa significa? Che gli insegnanti non sono i soli responsabili dell'educazione, ma lo sono anche i genitori, ma questo loro eh, questo, mh, eh, diciamo, processo educativo si svolge in, mh, in collaborazione. Per questo sarebbe proprio bello poter avere sempre un rapporto molto eh, disteso con i genitori. Gli insegnanti dovrebbero provvedere a che questo avvenga e d'altra parte anche i genitori dovrebbero relazionarsi in tal modo con, i, con gli insegnanti. Eh, questo perché, non perché è bello stare insieme, ma perché si crea effettivamente un ambiente educativo molto disteso e che favorisce l'apprendimento. Questo non lo diciamo noi, ma lo dicono i maggiori psicologi. Vista la teneretà dei bambini che giungono nelle aule di una scuola sì. primaria, ecco, quali sono le maggiori difficoltà e quali le delicatezze, se posso usare questo termine, Certamente. da parte degli insegnanti per farli trovare al loro agio? Allora, innanzitutto l'ambiente è nuovo, non è l'ambiente di casa, eh, loro trascorrono molte ore, il tempo normale eh, prevede dalle 4 alle 5 ore settimanali, il tempo pieno invece prevede un, 40 ore settimanali e quindi 8 ore giornaliere. Questo che cosa comporta effettivamente un distacco, specialmente per i bambini di prima, eh, drastico dalla famiglia. Eh, il, I genitori eh, devono innanzitutto entrare in empatia con gli insegnanti e fidarsi della loro azione educativa. Dall'altra parte, gli insegnanti devono eh, mettere in atto tutte quelle delicatezze, come diceva lei, eh, nei confronti dei, degli alunni. Quindi ehm, innanzitutto essere come dire, un punto di riferimento sempre, um, dimostrare che i bambini devono potersi fidare di loro e soprattutto che gli insegnanti sono lì non soltanto per insegnare, ma per provvedere a qualsiasi loro necessità. Uh, nei primi tempi l'approccio sarà sempre molto delicato, poi man mano uh, a volte ecco, si può anche um, alternare qualche momento di severità, perché è anche bene che i bambini capiscano che effettivamente qualche loro sbaglio uh, può non essere uh, passato sotto silenzio e anche quell'atteggiamento quel di severità dell'insegnante è comunque educativo fa parte appunto di questo percorso di cui sì. stiamo parlando. Ma eh, nel cammino della scuola primaria ci sono anche dei termini molto tecnici sì. che a volte eh, è più difficile forse spiegare ai genitori. <ride> e sicuramente. Sì, sì. Ecco, a quali facciamo riferimento? Allora, due... Eh, temi, due problemi ecco, che possono eh, affrontare da subito i, i genitori sono il problema eh, mh, che riguarda la parola curricolo e il problema che riguarda la parola PTOF. Eh, aprendo un qualsiasi sito di scuola, infatti, le prime due parole balzano subito all'occhio. Allora, il curricolo è l'insieme, il percorso formativo che avrà il bambino, cioè l'insieme di competenze che dovrebbe raggiungere eh, mh, alla fine della quinta, quindi iniziando dalla prima. Uh, ovviamente il curricolo, chi lo decide, è, riguarda tutte le materie, riguarda l'italiano, la storia, la geografia, anche le materie, quelle cosiddette più leggere come arte, per esempio musica, educazione fisica e lo decide il team docente, o meglio la comunità dei docenti. Eh, si riuniscono eh, per interclasse, cioè tutti gli insegnanti della prima, della seconda, della terza, della quarta e della quinta, e stabiliscono quali sono eh, gli insegnamenti da proporre per ogni anno. Ora, eh, il curriculum è il cuore del, del PTOF. Il PTOF che cos'è? Non è altro che l'immagine che dà la scuola al di fuori, cioè che cosa propone gli, ogni istituto come eh, suo percorso formativo. Non riguarda soltanto il curriculum, ma anche altre cosiddette offerte formative, quindi eventualmente progetti. Personalmente noi stiamo facendo anche dei progetti molto interessanti nella nostra scuola. Eh, nella primaria c'è un progetto sulla legalità che viene portato avanti eh, dalla prima alla quinta. Un um, progetto interessante, innovativo, nuovo e molto adatto ai tempi che, che stiamo um, vivendo, in questo, di questi tempi. Invece per esempio per le scuole medie, perché il nostro istituto è comprensivo, quindi non riguarda soltanto la scuola primaria ma anche la scuola secondaria, uh, progetti interessanti come per esempio progetti musicali o anche progetti uh, di approfondimento di materie come il latino. Ecco, nel cammino punto di crescita di questi eh, bambini ecco un uh, aspetto fondamentale è quello del rapporto con l'insegnante. Sì. Noi siamo abituati all'idea, forse, nei vecchi sì. piani sì. di studio Agli che abbiamo. All'insegnante di vecchio stampo. All'insegnante vecchio stampo e all'insegnante unico. Eh sì. Eh, ci sono dei problemi o delle, eh, dei vantaggi nell'avere più insegnanti in una stessa classe? Allora, in un primo tempo, quando è stata introdotta la, plura la pluralità degli insegnanti, eh, si è parlato di un cosiddetto fenomeno di secondarizzazione, cioè di eh, rendere la scuola primaria simile alla scuola secondaria, alla scuola media, per capirci bene. Poi si è capito che in realtà eh, l'alternanza degli insegnanti può essere un vantaggio. C'è l'insegnante, per esempio, che non riesce a entrare totalmente in relazione con, con gli alunni. E quindi eh, nel cambio d'ora, nel cambio di materia, l'arrivo di un altro insegnante può anche ribaltare la situazione e rendere comunque lo stare a scuola comunque sopportabile o piacevole. Poi ogni insegnante, come noi sappiamo, come ogni persona, mh, dà il proprio apporto culturale, sociale, umano. E mh, personalmente io ritengo che eh, è un valore aggiunto ecco, la pluralità degli insegnanti. Un aspetto sicuramente positivo sì, positivo, per me è positivo. Vogliamo dedicare questa ultima parte della nostra chiacchierata a quelli che possono essere dei consigli pratici. Consigli pratici che eh, sicuramente in base alla sua <ride> sì. esperienza ecco, di, di insegnante sì. può sicuramente dare sia agli alunni, ma vista la fascia d'età forse è un po' più eh, <ride> diciamo difficile essere diretti con loro, ma soprattutto ai genitori. I genitori che come eh, vogliamo ripetere dovrebbero essere. Tra gli artefici, tra sì, i protagonisti. Pitrini, sì, percorso. sì, i pitrini. Ecco. E allora come si può uh, arrivare ad un patto appunto di, di corresponsabilità, di corresponsabilità uh, veramente concreto? Benissimo. Allora, ehm, innanzitutto ecco essere sempre molto sinceri e, e disponibili al dialogo. Quindi il dialogo con l'insegnante, tra l'insegnante e il genitore deve essere sempre un, un elemento di base proprio. Ehm, i bambini, eh, sembra, sembra strano, però colgono anche questo clima disteso tra i genitori e gli insegnanti. È come se si abbandonassero di più all'azione educativa dell'insegnante, perché sanno comunque che possono essere capiti sia dall'uno che dall'altro genitore. Ovviamente il genitore è il genitore di cui si fidano ciecamente. Um, per quanto riguarda i genitori, ecco, um, un consiglio vorrei dare, per esempio anche per sotto la, il profilo... Uh, puramente dei compiti scolastici della, del lavoro domestico, uh, di collaborare affinché effettivamente i bambini capiscano che il compito a casa non è un ulteriore peso, ma è il momento in cui poter sviluppare il senso di responsabilità e di dovere. E questo uh, si può facendolo fin dai primi anni della scuola, quando ormai quando ancora l'individuo è in formazione è estremamente importante. La mia personale esperienza uh, mi insegnato proprio questo, mi ha portato effettivamente a, a vedere concretizzate queste, queste mie ecco, semplici opinioni. Nel tempo i bambini sviluppano un senso di responsabilità e di dovere, eh, di serietà proprio, che è la base dell'essere umano. E che sicuramente sarà poi utile per il proseguo il futuro, della vita. e per il futuro di questi alunni. Grazie a Rossella Daniele, grazie, grazie a davvero per la sua testimonianza. Grazie Noi a voi. Torneremo insieme, come sempre, la settimana prossima.